A volte essere napoletani ha anche i suoi pregi. L'ho trovato la popolazione di Catanzaro Lido! Ok, circumnavighiamo sta cosa. No, ho resettato il punto di spawn. Vi presento. Allora signori, iniziamo col content di oggi. Oggi abbiamo l'Accessocraft episodio 5. Che cos'è l'Accessocraft? L'Accessocraft è una serie TV fatta da un noto animatore di cartoni animati e creatore di contenuti per la televisione, Poldo, arrestato per associazione a delinquere nel 1995. Sei anni dopo è stato anche il pontefice, voi non lo sapevate, sotto il nome di Papa Andrea IV. Se non l'avete sentito in TV è perché ai tempi il Romix, ovvero uno dei miei regni, non era ancora molto famoso. E oggi sono qua a fare le sub, cioè a fare le live, perché purtroppo ho perso il mio ruolo di pontefice per via delle mie molte amanti in fattore e suore. Ciao sghigno, sbrigno. Devo prendere una targhetta. Devo prendere una targhetta e darglielo. Ogni volta che inizia l'episodio prendiamo sempre tre pezzi di lana dalla pecora nera per completare il sorriso della cacchetta. Sarebbe molto più facile far riprodurre questa pecora nera, però non lo farò e continuerò ogni episodio. Ah, tra l'altro oggi me ne ha dato due, la pezza di me. Nell'ultimo episodio siamo discesi giù per il tubo. Abbiamo trovato molte robe, abbiamo completato abbastanza quest, ne abbiamo fatte anche un bel poco. Discenderemo giù per questi dungeon e spero di sbloccare più obiettivi, così ci avviciniamo verso la fine del gioco. Erva ha fatto un annuncio. Erva ha detto sesso. Erva. Allora, l'ultima volta un ragazzo nei commenti mi ha detto di andare a controllare effettivamente pure là sotto. Allora, sotto il pilone centrale. Dici che c'è tipo nascosto qualcosa. Ma io non voglio deturpare la fontana. Oddio, sotto le scale. Vabbè, che pizza. Tipo Holy Diver! Holy Diver! Da questo lato noi ci siamo già entrati perché c'era il buco. C'è della lapislazzuli da prendere, però mi rompo il cazzo. Diamanti! Mamma mia, mi sento come quelli che lavano i vetri nelle città tipo New York, capito? Sei diventato forte grazie al potere del zio Pera. Allora, qualcuno mi deve spiegare una cosa però, perché adesso io mi incazzo. Ma questo zio Pera, di cui tanto narrate, ma è uno zio fisico o no? Lava gorgoglia. Ah, che paura! E beh, e che ci devo fare qua? Non c'è niente. Presa. E adesso devo fare un sofisticato sistema di specchi e leve per autoincularmi. Ossidiana creata, Dlarz baciato, pallame lavato. E io sono un coglione, perché adesso non potrò sapere che cosa c'è sotto la lava. Benvenuti nell'Accessocraft. Io sono Poldo, uno dei peggiori giocatori di Minecraft che esiste al mondo. Uno dei peggiori pensatori di cose che esistono al mondo. Una di quelle persone che fa le cose senza riflettere su quello che fa. Una delle persone con zero di cui, veramente. Ciao Poldo, voglio un tuo PNG tuber. Io ammazzo tuo padre. Ciao Sgorbo, prendi il bastone. Coglione. Wow, ma guarda, sembra la cartina della Puglia questo riflesso. Devo prenderne 8 per il portare in Nether, giusto? Ah, ma questo è il famoso evento della prosciugazione del lago Duria. Sono proprio lo streamer più simpatico di Twitch Italia in Sicilia, perché poi al nord ci sono altri più simpatici di me. Come Alici come prima, di cui io vedo tutti i video. Purtroppo quelli in cui gli ospiti hanno un accento campano non sono i miei preferiti. Non perché mi dia fastidio l'accento campano, ma perché è solamente una cosa che li accomuna tutti quanti, che ho preso questa cosa, ecco. Cioè non è l'accento campano che mi dà fastidio, è che in generale tutti quei video che non mi sono piaciuti avevano come cosa in comune l'accento campano. Però ripeto, non è che ce l'ho con l'accento campano, ce l'ho solo con il napoletano. Sto scherzando. Ci sono già stato, mi sa. Ah, ok, ho ritrovato il fossile. Continuiamo a scavare in queste direzioni. Ah, qua c'è altra roba. Basta, punto, scaviamo fino a là sotto e basta. Qua. Diablo, affilatezza 2. E niente, Johnny va in pensione. L'ho usato praticamente poco e niente, Johnny. Totem della risoluzione, ampolla di miele, uovo di generatore di panda. Il panda. Ma chi è veramente il panda? Tanto noi continuiamo a scavare di qua. Oh no, abbiamo trovato Naruto 2. But why run away? Why? When we can just walk away. Devin Townsend 2019. Ma è un'altra città, Devin Townsend degli Strapping Young Lad. Ma basta. Ma il tizio che ha fatto sta mappa è un cazzo di metallaro, Dio mio. Ma io il leggio me lo fotto. Ma a volte essere napoletani ha anche i suoi pregi. Riesci a scoprire quello che è normalmente nascosto agli occhi delle persone normali. Devo iniziare a scavare in punti totalmente a caso per trovare le ceste nascoste. Amico, tu sei un grande amico.
C'è sta Giampi. Oh, allora è arrivato il momento di discendere dopo aver preso tutte queste cose nella cava, ovvero nel cesso. Libro incazzato. Ah, incantato. Beh, scaviamo qua. Guarda, mo cado dalla mappa. Ho trovato il monolocale di uno studente a Bologna. Buongiorno, chi c'è? Oh, un'elitra, godo. Un orologio. Un calderone. Un letto giallo. No, ho resettato il punto di spawn. Welcome to Australia. Oh no, abbiamo trovato l'Australia. Ma è tutto al contrario. È il bioma al contrario. È il bioma al contrario della quest. Abbiamo completato una quest. Tanto 100 cadrò da sto posto. Sicuramente ci sarà una cesta da qualche parte. La cercheremo durante il giorno di esplorazione di luoghi angusti. Che bella parola, angusto. Solo perché sembra augusto. Mi fa ridere, non per altro. Allora, ora sappiamo che qua, sotto il funcio, ci sta la discesa per quella casetta. Allora, io vorrei scendere in miniera, però prima mi svuoto l'inventario. Scendiamo tipo di qua. Non ho portato il legno. Sono... It's dungeon time. It's dungeon time. Perché non si craftano le torce? Perché sono un citrullo, ecco perché. Diamanti! 8000 diamante! Ante! Chip! Oh mio Dio! Stamattina ho visto un video di un gattino che si lanciava di faccia contro il cuscino. Io pensavo zio Mela. Adesso dirò una serie di informazioni inutili che non interessano a nessuno, ma... le sparerò di fila. Informazione inutile numero uno. Sapevi che la Groenlandia in inglese si chiama Greenland e l'Islanda si chiama Iceland? Però l'Iceland è tutta verde e la Greenland è tutta di ghiaccio. Informazione inutile numero due. Sapevi che l'Italia è l'unico paese in cui Pingu è stato doppiato? E voi dite, ma perché? Boh, Cavandoli, quello della linea, aveva voglia di doppiarlo e quindi... Terza cosa interessante. Sapevi che se la lacrima scende dall'occhio sinistro è per dolore, se scende dall'occhio destro è per gioia? E se scende da tutte e due è perché ha perso il Milan, probabilmente. Perché il mouse si muove in questo modo? Raga, perché mi muovo come se fossi in carrozzina? Mi sono spaventato, onestamente. Oh! Oh! Ma che è? Ma che è? Ho trovato il ritrovo dei vecchietti che giocano a carte appetacciato in provincia di Termoli. Ah! Adesso cospargo di torce l'intera regione del Caucasico celeste. Jim, scendi da là! Bravo. Madonna, se vengo là ti smonto, a te e la tua famiglia. Veo, veo, che vez. Una cosita. Io non so da dove arrivino questi mob, vi giuro, non ne ho la più pallida idea. E continuerò a mettere torce in modo irrequieto. E vabbè, Catanzaro Lido, ho trovato la popolazione di Catanzaro Lido. Ciao, ciao, real smooth. We've been trying to reach you concerning... Io devo capire perché i mob arrivano dal cielo, manco fossero dei caccia tedeschi che si fanno esplodere. E vabbè, il comitato di riunione dell'ASL, attenzione, buongiorno, ce l'ho l'assicurazione, non si preoccupi. Puzza di sgrodo, guarda. Buongiorno ragazzi, non siete cattivi, vero? Buongiorno, buongiorno, prego, posso prendere? Occhio di ragno, inutile, un altro disco musicale, ma io non li prendo, sono inutili questi dischi musicali. Ok, basta, qua non c'è più un cazzo di niente. Però prima proviamo a vedere il dungeon da là. Bonjour. Le teste. Questo cos'è? Un fossile? No, è un pene. Ha! Vuoi vedere che questa bedrock è stata fatta per evitare che tu scavi ed entri? Devi entrare in un punto preciso? Adesso circoncideremo tutta questa parte per circumnavigheremo tutta questa parte. Chest. Journal. Un'ampolla di miele. Oh, un altro nuovo coso musicale di me. Ok, circumnavighiamo sta cosa. Mi sembra difficile perché siamo scesi un botto per essere il coso del portale dell'end. Avevi ragione, era proprio la bedrock che circonda il cazzo di coso di me. Allora, mo c'è da trovare tutti gli altri piccoli spot per entrare. E altre tre frasi che dico durante i miei rapporti sessuali. Ma che cos'è? Ma dico io, che imbarazzo. Dovrei salire a controllare effettivamente cosa accade qui. Ah, noi napoletani siamo un popolo gentile. Mo devo disintegrare tutta questa intera popolazione. Amogus. L'esplorazione cessia continua nel migliore dei modi. Ma qua è pieno di mobs. Ma come faccio a... Oh, zio Paperone. Svolta interessante, amici di Player Inside. Cos'è questa roba? Forno fusorio. Mio.
Un'incudine, zio Pera, finalmente! Finalmente, un po' di ciglia per le mie brame. Allora, credo che il sotto del cesso è stato abbastanza esplorato. Ehi, salve! Che ci fa qui? Può scendere? Madonna mia, che buon che mi fanno fare. Vi presento zio cane, che è molto più facile da ricordare di Gorbo, ed è un certificato momento XD. Allora, a sto punto, signori, siccome abbiamo esplorato qua sotto un poco tutta la miniera che si trova, cioè in realtà secondo me l'abbiamo esplorata tipo zero, ci sarà 800 miliardi di cose da fare, io vorrei fare un'ulteriore esplorazione andando nei posti segreti. Vorrei in questo episodio andare nel cesso di pietra e nella carta igienica. Stiamo per sciumare via. Guardate, guardate, guardate. Sium! È semplicemente il posto dove c'è il portale. Posso andare nel Nether! Sappiamo cosa fare il prossimo episodio. Qua sicuro ci sarà una chest, quindi fatemi scavare un po'. Ok, ok, ok. Una sella, interessante. Peccato che l'unico cavallo che avevo è caduto nel vuoto. Procediamo verso la carta igienica. Sium! Barile. Oh! Della carta igienica nella carta, giustamente. Poi... What? Have you never seen a comet in a shape of toilet paper or what? Vabbè, già. Però sono sicuro che c'è nascosta un'altra chest. Sotto la chest. Sotto il barile. Sotto la panca, la capra campa. No, purtroppo non vi è nessun niente. Guardate da qua quanto è splendido, splendente il cesso. Quello è un dungeon. Nel prossimo episodio dell'Accessocraft, ovvero l'Accessocraft episodio 6, andremo qui per provare il portale del Nether. Se saremo delusi dal portale del Nether, proveremo ad andare anche nel mobiletto. Ed eventualmente, se rimane del tempo, si opta o per la luna o per il creeper. Io sono più interessato al creeper della luna. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale. Allora, io vi giuro sulla cosa più sacra, che il prossimo episodio avrà tutte queste ceste sistemate, divise per item, un magazzino incredibilmente organizzato in cui non avremo più il problema delle ceste con item sparsi. Vero, zio cane? Sto facendo numarone, cace e maccarù. Già staremo.